Buonasera a tutti. Questo nuovo video voglio continuare il discorso di ieri sul terrorismo dell'ISIS e quello della Chiesa Cattolica. Come ho detto, quello della Chiesa Cattolica è occulto. In questo video, sempre rivolto agli islamici che vivono in Italia, ripeto, gradirei qualche vostro commento e anche perché no, qualche iscrizione al mio canale se volete. In questo video vorrei continuare il discorso. Spesso si dice che gli islamici siano terroristi, come ho detto non è vero, non tutti fanno parte dell'ISIS, mentre il terrorismo occulto della Chiesa Cattolica è diffuso ai vertici. Pochi sanno che, come ho già accennato, il Papa Giovanni Paolo II fu coinvolto nel finanziamento nel fornire armi a Solidarnosc. Ma volendo, era polacco e lottava contro il regime comunista. Ma pochi sanno che la Chiesa, durante la Seconda Guerra Mondiale, era coinvolta nella fabbricazione di armi fasciste e naziste. Quindi questo ancora peggio dell'ISIS, perché se uno pensa a quello che ha fatto Hitler, a tutti i milioni di ebrei che sono morti nei campi di concentramento, e pensare che la Chiesa Cattolica, che dovrebbe portare il nome di Cristo, era coinvolta in questo, è uno scandalo senza uguali. Quindi tutti i papi hanno agito male. Un solo papa, Benedetto XV, che visse nel 1914 fino al 1922, fece del bene, aiutò i prigionieri di guerra, inviò soldi ai contadini russi, però poi fu deriso per il suo operato. Questo fa vedere che cosa sia la Chiesa Cattolica. Il terrorismo della Chiesa Cattolica è occulto. Diciamo che cosa dire se si pensa che durante la Seconda Guerra Mondiale il Papa, i cardinali soprattutto, anche all'insaputa del Papa o il Papa stesso, la Banca del Vaticano, erano coinvolti nel finanziamento delle armi naziste e fasciste, quindi hanno contribuito alla diffusione del Reich. Se un musulmano va a guardare nei libri di storia può vedere quali orrori ha compiuto il nazismo. L'ISIS è un'organizzazione terrorista che però si rifà al Corano, quindi volendo da questo punto di vista è migliore della Chiesa Cattolica che ha operato di nascosto continuando però a proclamare il nome del Signore. Quello che volevo dire in questo video è che quindi la Chiesa Cattolica ha agito di nascosto in tutto questo tempo. È stata anche corresponsabile dello sterminio degli ebrei nei campi di concentramento. Sono morte 6 milioni di persone, quindi non so se rendo l'idea. Di spirito si dice che si accusano gli stati arabi di finanziare, soprattutto l'Arabia Saudita, di finanziare la costruzione di moschee qua in Italia. Ma se si pensa che le moschee sono luoghi di preghiera, mi dite dove è il delitto? Il delitto invece era quello della Chiesa Cattolica che finanziava le armi dei nazisti. E ciò accadeva durante la Seconda Guerra Mondiale. Dagli anni 60-70 invece fu spesso in colluttazione con la mafia. Molti alti vertici furono in colluttazione con la mafia. Si sanno le vicende della Banca Vaticana, che è stata coinvolta in scandali, in logge massoniche, e la mafia ha già spiegato che cos'è. Pensare che la Chiesa di Cristo sia coinvolta con la mafia e scandali finanziari, naturalmente vengono i brividi. Sembrava che la cosa più importante fosse il denaro. Eppure nel Vangelo è detto chiaramente, Gesù dice, non si può servire Dio e Mammona, ma i papi hanno scelto di servire Mammona. Ne è un esempio, fin dall'antichità, la cosiddetta falsa donazione di Costantino, cioè i papi avevano detto che l'imperatore Costantino aveva fatto una donazione di terre diciamo al Papa Silvestro I. Ciò non è vero, perché la donazione c'è stata, però è stata fatta da Pipino, il padre di Carlo Magno. Parliamo già dell'VIII-IX secolo. E quindi la Chiesa poi redasse dei falsi documenti in cui disse che la donazione risaliva a Costantino. Nel Rinascimento poi l'umanista Lorenzo Valla avrebbe scoperto che si trattava di un falso. Quindi la Chiesa cattolica è basata esclusivamente su menzogne. L'ISIS si basa invece su un cieco fanatismo religioso che non nasconde ma rende manifesto. Perché
perché fa guerra contro chi è cristiano e non dovrebbe, anche se abbiamo visto che i cattolici in pratica sono degli idolatri. A parte l'idolatria, abbiamo visto che spesso i cardinali servono Dio e Mammona e non si possono servire tutte e due, ma soltanto Dio. E quindi, con ciò che voglio dire, quando vengono fatte accuse che l'Arabia Saudita finanzia la costruzione di moschee, perché non guardiamo i crimini che ha commesso la Chiesa prima di giudicare gli altri? È facile giudicare gli altri e non giudichiamo mai la Chiesa Cattolica per quello che ha fatto, per gli scandali di mafia. Chi non si ricorda la loggia massonica, P2, Licio Gelli, gli scandali che coinvolsero la banca del Vaticano, il Banco Ambrosiano, in cui erano coinvolti dei personaggi importanti del Vaticano? L'ISIS invece che fa? Questi che agiscono per l'ISIS sono convinti che quando si fanno saltare in aria uccidendo gli infedeli vanno in paradiso. È una convinzione fanatica ma religiosa. Non c'è nulla di occulto in tutto questo, è soltanto fanatismo. E anche se non tutti gli islamici, come ho detto, sono simpatizzanti dell'ISIS, ma i simpatizzanti dell'ISIS sono una minoranza. Quindi, prima di pensare a giudicare gli altri, vediamo i cattolici che cosa hanno fatto. E la Chiesa Cattolica è tutta da purificare. Nell'Apocalisse, che sarebbe il libro di Giovanni, l'ultimo apostolo di Gesù, è detto che Gesù ritornerà per giudicare i buoni e i malvagi. Naturalmente c'è chi non ci crede. Non credo che sia chi sia a capo della Chiesa Cattolica ci creda veramente, perché sennò non si comporterebbe in questo modo. Ma quando verrà, giudicherà le nazioni e giudicherà chi si è comportato in questo modo. Stranamente, un islamico mi ha scritto: noi non siamo islamici se non crediamo in Gesù. Loro che sono islamici e sono non cristiani ci credono. I cattolici che pretendono di essere cristiani non ci credono. Io credo in Gesù, il Signore, che verrà a giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Così si dice. Rifiuto il culto dei santi perché idolatria. Delle immagini, ho solo come ho fatto vedere l'immagine del Signore Gesù e la croce. Quindi i cristiani autentici dovrebbero agire in questo modo, rifiutare l'idolatria cattolica e adorare soltanto il Signore Dio e Gesù Cristo, suo figlio. Tutto il resto è peccato. Abbiamo visto la Chiesa Cattolica che cos'è, gli scandali in cui è stata coinvolta. L'Opus Dei poi, che si è formata come una prelatura personale, e addirittura il suo fondatore è stato nominato santo, beato, è stata dichiarata come una piovra che allunga le sue mani in tutto il mondo finanziario, i suoi tentacoli. E questa definizione è stata data addirittura da un membro della loggia massonica. E poi è stata indagata. Alcuni sono stati spiccati dei mandati di cattura, però non sono potuti finire in carcere perché sono protetti dall'immunità diplomatica. Quindi, ai musulmani che ascoltano questo video, avete capito cos'è la Chiesa Cattolica? Però non ve la dovete prendere con tutti i cristiani, perché non tutti i cristiani sono così. Come ho detto, l'adorazione va rivolta solo a Dio e a suo figlio Gesù Cristo. Con questo è tutto, vi saluto.